Hello guys, io sono Shen e benvenuti in un nuovo video aggiornamento. Ebbene sì, come sapete ogni tanto io sfrutto la domenica come giornata per eventuali aggiornamenti quando è il caso di informarvi con un po' di novità, specialmente anche nelle volte in cui magari non ho opening pack da proporre la domenica, quindi approfitto di solito di quelle giornate per informarvi di novità di varia natura e genere. Bene, ma basta cianciare, usando un termine tecnico, e parliamo un po' delle novità in arrivo. Siamo arrivati ormai, non dico a metà dell'anno, non siamo a giugno, però penso che sia un ottimo momento per annunciarvi tutto quello che da qui vedrete nei prossimi mesi. Bene. Allora, ultimamente ho registrato e preparato un po' di serie di varia natura e genere. Al momento ho completato e già registrato, montato, anzi, montaggio ancora in corso d'opera, due horror, due giochi horror italiani, fatti da uno youtuber molto, molto, molto famoso, che sicuro conoscete. Vi dico soltanto California Style, e qui chi ha capito chi è uno dei vecchi di YouTube che sa di chi sto parlando, che ovviamente fa ancora video lui, quindi non sto dicendo uno degli YouTuber dimenticati, però pumparapamba, avete capito il concetto, per chi ci è arrivato ci è arrivato, chi non ci è arrivato lo scoprirà a tempo debito. E oltre a questo sto ancora finendo di montare, registrare anche altri due giochi. Uno di questi è un Metroidvania che aspettavo da parecchio parecchio tempo che uscisse, perché è il seguito di un'altra serie che ho già portato sul canale, che ho adorato. Vi dico soltanto, lascio queste piccole pulci nell'orecchio. Lì c'era una simpatica bambina completamente bianca pura che abbiamo a fine della serie trasformato in un cazzo di coso nero con i tentacoli al posto dei capelli. Lo capirete a tempo debito. E anche una serie tramite il visore VR. In metà queste due che dopo anni e anni e anni mi sono deciso di comprare. L'ho trovato un ottimo prezzo. E quindi diciamo che questa serie la citerei soltanto con la frase più iconica, cercando anche di imitarla nel miglior modo possibile. Allora, piccolo esercizio per la gola. Si svegli, Mr. Freeman, si svegli. Non che io voglia insinuare che lei abbia dormito sul lavoro. Penso che è talmente iconica questa frase che avete già intuito qual è il gioco di cui stiamo parlando. Ho aspettato tantissimo tempo per prenderlo, non so perché avevo il VR da un mesetto già che lo stavo provando, e mi sono deciso che è arrivato il momento di comprare questo gioco, che, oh mio Dio, viverlo in VR è una cosa assurda. Delle emozioni che ti trasmettono certi titoli in VR sono cose che veramente ti distaccano completamente dalla realtà. E quindi preparatevi a questa serie, che questo peccato è un esperimento, diciamo, di fare una serie VR completa di un titolo, perché ho notato molte volte che proprio a livello, rispetto a farlo normalmente con tastiera, mouse, lo schermo o controller e lo schermo davanti del computer in cui è pieno controllo della situazione, diciamo, di magari arriva un imprevisto, tasto per stoppare, pausa, taglio, rimontaggio e quant'altro, lì c'è il visore addosso, quindi molto i movimenti magari faccio in maniera naturale vengono registrati e non me ne rendo conto. Esempio stupido, ci sono molte volte che magari ho il visore e mi si sposta un po', quindi lo risistemo, prurito una gamba perché magari mi prurito in quel momento, abbassarsi un attimo per abbassare il personaggio, quindi noi stessi, e sbattere contro qualche oggetto che mi sono dimenticato di togliere, sono all'ordine del giorno. Ma tutto questo crea content che potevo evitare. Sì, potevo, ma non l'ho fatto. Per rendere la cosa un pochino più realistica, più naturale, diciamola così.
A parte questo, ovviamente continueranno ancora le nostre bellissime collaborazioni con i vari siti partner. Ovviamente adesso non sto ad elencarli tutti quanti di volta in volta perché tanto avete visto nel corso anche dei mesi scorsi la quantità di video che sono di solito o alle 10 del mattino o alle 10 di sera. Quindi sì, praticamente sto pubblicando due video al giorno. Da un bel po' di tempo. Il classico alle 2 e l'episodio sponsor di gameplay, possiamo definirlo, dei giochi offerti dai vari sponsor. Diciamo che questa sera un po' ho sostituito i Made in Kitchen e simili. Soltanto che i Made in Kitchen, quindi chiarisco anche questo piccolo dettaglio tecnico che forse servirà per chi è meno navigato. Made in Kitchen sono gameplay che io faccio di giochi che volontariamente ho deciso di comprare, scaricare, provare per fare eventualmente una serie o un qualcosa e poi si sono rivelati meno divertenti di quello che mi aspettavo, quindi non entro più nei canoni di ok, ci faccio una serie, quindi dico, vabbè, ho registrato la prima puntata, la trasformo in un semplice gameplay, la schiaffo sul canale e diventa un MIC, un Made in Kitchen. Invece questi casi qua invece sono dei video proprio che mi vengono proposti i giochi, le key dei giochi e quindi io ci faccio sopra un gameplay più o meno lungo a seconda anche dell'intrattenimento e la qualità del gioco che mi viene offerta. Molti giochi riesco persino farci una serie completa come fatto con Momodora, che è diventato un gioco che ho fatto proprio un'intera serie che già potete trovare sul canale sia divisa in parte che in full play, ad altri che invece hanno una fortuna un po' minore, diciamo di avere magari un episodio di 40 minuti, altri che era meglio che non li provassi neanche. Ma penso che questa cosa si possa anche notare sia dal video stesso del gioco, che tanto lo vedete, sia effettivamente dalla lunghezza del video stesso. Perché entrambe le cose sono fattori abbastanza importanti. Detto ciò, penso di aver detto tutto. Continueranno come sempre le nostre risse su Hearthstone. Ormai sono un giocatore accanito e da anni e anni continuo a fare le risse, quindi le risse continueranno sempre a essere presenti. I full play appariranno quando tutta la serie viene caricata a pezzettoni, verrà caricato successivamente nel corso delle 1, 2, 3 settimane dopo anche il full play, per chi non vuole vedere solo a spezzettoni ma vuole vedersi tutta quanta la run, unico video, il che anche mi risulta anche molte volte come un video riempitivo, perché ci sono quelle volte che magari non ho qualcosa da pubblicare, nella mia pubblicazione si è creato sto buco, pubblicare un altro episodio di qualcosa che ho già pubblicato magari due volte nella settimana, un po' stona, e quindi mi registrisco un po' così. Però per gli opening pack devo un attimo vedere, perché per le domeniche certe volte, avendo mollato molti giochi che apri casse, poi non sono così tanto interessanti da vedere, diciamo che sono sì, letteralmente video riempitivi domenicali. Devo trovare qualcosa di alternativo da portare e sto ancora pensando a che cosa fare perché al momento idee non me ne sovvengono. Se avete qualche idea da proporre, sono disponibile ad ascoltarle e a comportarmi di conseguenza per venire un pochino più vicino ai vostri interessi, perché in fondo siete voi spettatori, siete voi che suggerite e consigliate, non voglio usare il termine decidete, però tanto lontano dalla realtà non ci va questo termine, che cosa fare? Quindi, in conclusione, questo era l'aggiornamento. Spero che continuerete a seguirmi. Lasciate sempre un like, commentino qua sotto se avete consigli, dubbi, domande, incertezze e risponderò il prima possibile. E quindi, da Shen è tutto e noi ci vediamo al prossimo video che sarà domani. Ovviamente sì, ogni giorno vedete un mio video, certe volte commentato, altre volte no, però sapete dove trovarmi. Sempre qui, su Scende Videogamer.